Ciao milanisti, ciao campioni d'Italia. È giornata di vigilia, vigilia un po' insolita perché di solito ci troviamo da Milanello dove c'è la conferenza stampa del mister alla vigilia delle partite. Oggi il mister Pioli non ha parlato prima di la Sverona-Milan perché ci sono state tante conferenze stampa ravvicinate, quindi il mister ha preferito non incontrare i giornalisti in questo sabato. Domani però si torna in campo. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di lasciare un commento. A voi non costa nulla. Un mi piace ci aiuta a crescere, a far conoscere di più il canale. Iscrivetevi, mi raccomando, e fate iscrivere. Dicevamo, domani c'è la Sverona Milan, decima giornata di campionato. Partita da un peso particolare, nel senso che il Milan è in una condizione tale per cui in campionato non può permettersi di sbagliare troppo, nel senso che c'è un Napoli che vola, poi adesso vediamo cosa farà il Napoli, però il Napoli sta andando molto bene, non è davanti a tutti in classifica, è vero che ancora manca una vita, però insomma, soprattutto dal punto di vista psicologico, dopo la sconfitta con il Chelsea, serve rialzarsi subito. Questa squadra l'ha fatto egregiamente contro la Juventus in campionato, adesso deve rifarlo contro la Sverona. Squadra che ha cambiato allenatore, c'è Bocchetti, ex Milan, vecchia conoscenza rossonera, giocatore che però non è così nuovo per la Sverona, oh, giocatore, chiedo scusa, lapsus, allenatore, che però non è così nuovo per la Sverona. Perché? Perché lo scorso anno Bocchetti faceva parte dello staff di Tudor. I giocatori lo conoscono e quindi non è da escludere che l'Hellas possa giocare in maniera simile a quanto fatto con il Milan lo scorso anno, o comunque in generale come faceva lo scorso anno. Il che può essere un lato positivo, perché comunque il Milan lo scorso anno ha vinto contro l'Hellas Verona, sia l'andata che il ritorno, giocando bellissime partite, soprattutto quella di ritorno, in cui poi mancava poco per la festa scudetto, e mentre l'andata eravamo andati sotto 2-0 e poi abbiamo rimontato 3-2. E quindi può essere positivo. Dall'altro, ovviamente, dare più certezza a una squadra che invece finora era un po' in difficoltà è sempre brutto. Poi affrontare le squadre col cambio di allenatore non è mai una cosa bella, ragazzi. Non è mai una cosa bella. Lo scorso anno ci è successo con la Salernitana e abbiamo pareggiato a Salerno. Ci è successo con l'Udinese e abbiamo pareggiato a Udine. Non è mai bello affrontare le squadre che hanno cambiato che hanno appena cambiato allenatore. Auguriamoci che le cose vadano meglio domani, ma ci sono tutte le carte in tavola affinché questo possa succedere. Io ho grande fiducia nella partita di domani del Milan, mi auguro di non sbagliarmi, poi domani ci ritroveremo con il solito commento post partita a caldissimo dal Bentegodi di Verona. Formazione. Quale dovrebbe essere la formazione del Milan? Allora, il modulo è ormai il classico, anche se 4-2-3-1 che varia tanto, diventa un 4-3-3, 4-1-4-1, 4-3-2-1. Perché? Perché dovrebbe esserci ancora Krunic, torna Messias, era già tornato a disposizione per la partita con il Chelsea tra i convocati, però il ballottaggio è un po' questo, Krunic, Messias sulla fascia di destra, e l'altro è Giroud Rebic. Al momento i favoriti sono Krunic e Giroud. Quindi, nonostante tutto, nonostante Rebic scalpiti, nonostante Giroud sia parso un po' stanco, al momento dovrebbe giocare ancora il francese. Anche perché nella testa di Pioli il ragionamento è giustamente: poi ci sarà una settimana libera. Ci sarà una settimana libera in cui potrà rifiatare anche Giroud. Finalmente ci sarà una settimana libera per il Milan per provare a lavorare, per provare a recuperare un po' di giocatori. Quindi, da Verona al Monza, il Milan avrà una settimana di riposo perché durante la settimana ci saranno le sfide di Coppa Italia, però sono ancora i turni iniziali della competizione e quindi il Milan non è coinvolto in queste partite. Quindi una settimana libera, ottima cosa, mentre il Monza giocherà, quindi per una volta sarà il Milan ad avere il vantaggio di avere una settimana vuota rispetto all'avversario, ma prima testa all'Hellas Verona. Pioli ha sempre detto schiera la formazione migliore, pensando però ovviamente che poi ci sono anche altre partite. Giroud evidentemente viene considerato al momento la scelta migliore e in grado di recuperare per le altre partite. Krunic invece probabilmente sta meglio rispetto a Messias, ha fatto una buona prova, o meglio, per Pioli dà sempre garanzie, quindi dovrebbe giocare ancora Rade. Nessun turno di riposo neanche per i due centrocampisti, Bennacer e Tonali, mentre in difesa le scelte sono obbligate, sono le solite, con Kalulu dirottato terzino destro, o meglio rispostato terzino destro, Gabbia e Ficayo Tomori al centro, Theo Hernandez a sinistra. A proposito di Theo Hernandez, ieri ha incontrato i tifosi,
del Milan, al Milan Store di San Siro, firme, autografi, foto, un bellissimo momento, c'è stato grandissimo entusiasmo, tra l'altro se non l'avete visto vi invito a guardare lo shorts che abbiamo pubblicato qui su questo canale YouTube ieri, oppure trovate il video sui nostri profili social, sul nostro sito. Ha parlato anche Teo Hernandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ha detto sono un tipo tranquillo, mi dedico alla famiglia e al bambino, mi piace fare questo nel mio tempo libero. E poi sulla squadra ha detto che questa è una squadra fantastica, mi trovo benissimo, sono felicissimo qui. E poi ha detto per i tifosi, se posso rendere felici i tifosi faccio qualsiasi cosa. Ieri effettivamente si è dedicato veramente tanto ai tifosi, ha presentato la sua nuova collezione di maglie, quindi insomma una bella giornata in compagnia di Teo Hernandez. Ha parlato anche Olivier, che ha detto cose importanti a proposito di Giroud. Ha detto: questo deve essere l'anno della conferma. Non è facile, l'anno della conferma è sempre più difficile rispetto a quello del primo anno, perché il primo anno c'è comunque. Non è questione di appagamento, non è questione di appagamento, è proprio la fame che hai il primo anno, che poi il secondo ovviamente viene meno perché hai vinto e quindi ti cala un po'. Ma non è appagamento, è una cosa fisiologica, è normale. Il primo anno c'è la voglia di arrivare a un traguardo, la voglia fortissima di raggiungere un obiettivo, di fare qualcosa mai fatto prima. Adesso bisogna confermarsi ed è sempre un po' più difficile. Poi ha detto per quanto riguarda il passaggio del turno in Champions League, ha detto faremo di tutto per passare il turno. Concludo con un commento piccolino a Stavamo bene insieme, film, docufilm al cinema in questi giorni. Viene consiglio la visione. Forse scende anche un po' la lacrimuccia. Sono anni, si vivono anni meravigliosi. Alcune parti saranno, immaginate quali, ma saranno ovviamente dolorosissime. È ben raccontato. Ci sono i cinque protagonisti del Milan. È veramente un bel prodotto. Complimenti a chi l'ha realizzato. Ma la cosa più importante è un'altra. La cosa più importante è che tutti i milanisti nel corso di questi anni hanno avuto tante volte l'occasione, il modo, la voglia di andare a rivedere quelle immagini, me compreso. Io tante volte ho rivisto le vittorie della Champions del 2003, del 2007, insomma, sono immagini che scorrono spessissimo davanti alla vita di un milanista e nella memoria di un milanista. La differenza che ho avuto personalmente, parere mio, rispetto alle altre volte in cui ho visto queste immagini, la differenza che ho notato. Ieri, quando sono andato ieri sera a vedere il film, ero in sala, guardavo queste immagini e facevo un parallelo col Milan di oggi. Dopo anni bui, ho ricominciato a fare un parallelo, non paragonandole per forza, per qualità, ma per possibile crescita e per possibile raggiungimento di determinati obiettivi. Ho avuto per la prima volta la sensazione che il Milan di oggi potesse non eguagliare, ma almeno avvicinarsi a quel Milan, cercando di raggiungere e di ottenere certi successi, di raggiungere certi traguardi. Ho pensato ai giocatori di oggi che potrebbero essere visti un giorno come i campioni di domani. Vedremo se questa mia sensazione personale si rivelerà giusta. Per oggi è tutto, vi ricordo quindi domani ci troviamo da Verona, ci sarà la live reaction con i nostri Black Devils, poi il video di commento dal Bentegodi, speriamo di trovarci con allegria. E niente ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, di commentare per tutti i vostri pareri, vi leggiamo tutti, cerchiamo anche magari qualche volta di rispondere, e di attivare la campanella per non perdervi neanche una notifica dei nostri video. Io sono Stefano Bressi, vi ricordo che siamo campioni d'Italia, ciao a tutti e forza Milan, a domani.